Allora, mi è capitato, visto che sono anche una persona che lavora nella sanità, mi sono vaccinato prima degli altri, ho postato sui social la foto della mia vaccinazione, abbastanza orgoglioso. Mi sono arrivati un sacco di insulti, facevano molto ridere alcuni, mi sono piaciuti tanti. Poi qua c'è Stefano che anche lui ne ha presi abbastanza, ma ci piace farci insultare. Ma uno di quelli che mi piaceva di più è che mio padre, secondo una stretta cerchia, no? Si sarebbe rivoltato nella tomba, perché io ho scritto questa canzone che adesso vi facciamo. Allora, parla dei vaccini, a cui io ovviamente sono pro. E dico solo una cosa. Mio padre ha passato 59 anni e 11 mesi, cioè il totale della sua vita, in cima a una carrozzina, perché non c'era il cazzo di vaccino per la poliomielite. Se ci fosse stato, oggi si sarebbe vaccinato. Sono preda incosciente di gente che manipola la nostra mente, ma poi per farne cosa, chi lo sa? Bentornati a tutti, oggi abbiamo ospite per la terza volta Alberto Bertoli, accompagnato in questo caso da Riccardo Benigni, però devo dire una cosa di Alberto che lui non sa. Noi abbiamo fatto già due interviste, ma l'ultima a maggio scorso, quindi siamo a fine novembre, e lui nell'ultimo mese sta raccogliendo 10-20 visualizzazioni giornaliere senza che io promuova alcunché. Quindi anche questo sarebbe da chiedersi il perché, probabilmente per il premio Pierangelo Bertolo e per quant'altro che poi dopo lo diremo. Però è veramente uno che ti lavora ai fianchi perché, ragazzi, 15-20 visualizzazioni di gente che arriva appositamente su YouTube per cercare quel video, non è Facebook che si va a random, no? Però lasciamo la parola prima a Riccardo Benigni, raccontaci qualcosa di te perché tu hai promosso un casino di artisti, no? Facci proprio il Sì. sunto, il sunto, il sunto. Certo. Beh, innanzitutto ti ringrazio perché tu mi chiami Benigni, che io dico sempre, a differenza di me, ha una G in più ed è la G di genio, che io non sono. Quindi io sono semplicemente Benini senza la G, ma mi fa molto piacere quando mi chiamano Benigni, perché mi danno un lustro in più. Quindi chiamami pure Benigni che va benissimo. No, io ti ho chiamato A Benigni, perché ce l'ho parte... Ah, scritto. allora c'era una certa... Va bene. Certo. No, beh, guarda, io semplicemente ho dedicato la mia vita allo spettacolo, ho avuto la fortuna di imbattermi in tanti artisti, ne menziono magari due o tre. Andrea Bocelli, che è un commercialista modenese, Massimo Bettali, che mi portò a casa mia quando era completamente sconosciuto, aveva fatto un 45 giri autoprodotto, non era un lirico, un tenore, ma era un cantautore pop. E quando io sentii il suo timbro, capii subito che sarebbe stato destinato a una carriera di livello mondiale. E così l'ho presi per un anno, ma non riuscii mai a piazzarlo perché pensa che allora c'era Alejandro Baldi che aveva appena vinto il Festival di Sanremo, un tuo corregionale. Me lo Aveva vinto ricordo. Sanremo con Passerà e quindi tutti i discografici mi dicevano: ma sai, Alejandro Baldi, Baldi è un non vedente, Andrea Bocelli idem, ed è difficile poterlo lanciare. Fortunatamente poi arrivò una grande amica di Alberto Bertoli, che è Caterina Caselli, una grande, che riuscì a capire invece il talento di Andrea e lo portò al grande successo. E poi tanti altri artisti nella musica Roberta Faccani, che è stata la cantante per 5 anni di Mattia Bazzar, nella comicità Geppi Cucciari e tanti altri, insomma, sarebbe inutile fare l'elenco. Poi un giorno invece, quando ancora non c'era questa importanza del web, insomma, che adesso invece è veramente grande, andai da Bruna, appunto la mamma di Alberto, che è sempre stata una signora straordinaria. Io la conoscevo così, perché conoscevo Pierangelo Bertoli. E prima, Alberto venne da me, che era un ragazzino, a cantare nella finale di un mio festival, ebbe un successo clamoroso e io capii la grande forza anche di Alberto. Andai da Bruna e chiesi a Bruna: perché non c'è il premio Pierangelo Bertoli in Italia?
c'è il premio Tenco, il premio Gaber, il premio Bindi, non c'è il premio Bertoli. E Bruna mi rispose con una frase bellissima. Mi disse: perché lo devi fare tu insieme a mio figlio? Perché tu sei una persona seria e ci sono tanti che vogliono speculare su Pierangelo. Fallo tu con mio figlio. E così chiamai Alberto, partimmo con un tributo speciale. Poi abbiamo fatto 8 edizioni del premio, premiando i più grandi artisti in Italia. Quindi devo dire, una bellissima avventura insieme ad Alberto, che è diventato non soltanto per me un grande artista, ma un grandissimo amico, un amico sincero. Allora, grazie Riccardo. Io devo dire una cosa che mi sta abbastanza a cuore, no? Io ho avuto modo di apprezzare Alberto e sono arrivato a lui grazie a Pierangelo, no? Perché sono stato un suo ammiratore all'epoca. Però Alberto ha molte cose da dire indipendentemente da questo. C'ha qualche pezzo che è molto interessante, ne abbiamo già parlato, quindi ha una carriera anche a sé stante. Però siamo qui appunto per parlare poi del premio. Chiedo a te, Alberto, come l'avete promosso questo premio, cosa avete fatto, chi avete avuto come ospiti? Grazie. Allora, grazie a voi intanto e grazie di tutto questo affetto che ricambio assolutamente a tutti e due. Io, volevo premettere il fatto che noi veniamo da 2 anni terrificanti per la musica, orribili, per la musica e per tutto il nostro settore dello spettacolo, compreso tutto quello che fa Riccardo, indipendentemente da me, è stato veramente un momento tragico e quindi è ovvio che ci siamo trovati a lavorare con quello che si dice l'acqua alla gola, nel senso che abbiamo detto, cioè, a un certo punto Riccardo mi ha chiamato e mi ha detto: bene, partiamo? E io era una conferma, voleva una conferma, io ho detto: certo che partiamo. Però sembra abbiamo 2 pazzi in cima a una 500 che va ai 300 all'ora. Ecco, cioè, e tutti quanti ci guardavano un po' male, questa è la verità. Quindi abbiamo chiesto aiuti agli amici e collaboratori che abbiamo avuto in questi anni, con i quali abbiamo collaborato, cioè, dal punto di vista anche economico, alla pari. Quindi abbiamo chiesto però di venirci incontro, perché non sapevamo come fare obiettivamente. E sono stati tutti solidari con noi, quindi io credo che ci sia anche in questo mondo di cui noi facciamo parte una certa solidarietà che mi pregio molto. Quindi noi abbiamo contattato Paroli e Dintorni, che è praticamente quasi dalla prima edizione è stato il nostro ufficio stampa, che è ovviamente l'ufficio stampa più forte che c'è nel settore, e dopo abbiamo fatto con le nostre mani, veramente. Cioè, io ho chiamato Marco Liorni, che è un amico della RAI, Riccardo ha chiamato le radio di cui è amico, e piano piano abbiamo costruito, piano piano, molto velocemente, abbiamo costruito questo premio, e fortunatamente, quando siamo andati a chiedere agli artisti se avrebbero avuto piacere di venire al premio, perché la commissione li aveva selezionati, non solo ci hanno detto immediatamente di sì, ma quasi tutti e 4 hanno proposto loro di proporre un brano di mio padre rivisitato da loro, quindi veramente un'edizione eccezionale. Questo è sia perché mio padre credo che abbia lasciato veramente qualcosa nel cuore degli altri e degli artisti, ma anche perché c'è voglia di tornare a fare arte, arte in genere, spettacolo e arte. E è ovvio che quando ti danno la possibilità di salire sul palco e fare quello che tu sai fare, allora in questo caso qua dai sfoggio a tutta la creatività che hai accumulato in questi anni dove siamo stati chiusi in casa, e poi arrivi sul palco e lo fai. E devo dire che nonostante praticamente il teatro sia stato aperto al 100% il lunedì, noi andavamo in scena sabato, e il lunedì noi abbiamo avuto la conferma dell'apertura al 100%, mi viene da ridere perché Riccardo era nel panico più totale, mi diceva: ma cosa facciamo? Montiamo tutte le sedie? Noi le montiamo? Perché obiettivamente è un discorso davvero anche, cioè, fin quando ti hanno tolto le sedie della platea, no? Ti faccio un esempio, e tu entri dentro, non ci sono le sedie perché non ci possono essere, e il teatro è comunque completo, tu le rimetti, però dopo bisogna che lo riempi il teatro. E io con una botta di fiducia gli ho detto: secondo me invece la gente che ci segue da così tanto viene perché sa che qua, cioè, ne vale la pena. E infatti il teatro si è riempito. È stata
una magia, perché mi ricordo il presidente Bonaccini quando è salito sul palco a premiare, anche lui ha detto: vedere finalmente un teatro pieno è qualcosa di una poesia. Certo. Questa è la verità. E credo che i ragazzi nuovi, i nuovi talenti, i nuovi cantautori, abbiano apprezzato anche e abbiano visto nelle facce stanche di questi due qui che ci abbiamo dato veramente col cuore in mano. Quindi io sono molto contento. Posso aggiungere una cosa, Francesco, a queste parole che ha detto Alberto? Poi è entrato in campo il web, perché naturalmente l'evento dopo il live è andato sui due canali, il canale di Alberto Bertoli, Alberto Bertoli Channel, insomma, che ha tantissimo ascolto, e Riccardo Benigni Channel, che è nato da poco, con ottimi risultati. Quindi coloro che non sono potuti arrivare a Modena, perché appunto all'ultimo momento, quei pochi che non sono potuti arrivare perché avvisati all'ultimo, perché prima era esaurito fino a 5 giorni prima, ovviamente, poi con l'allargamento della capienza non l'era più, si parla di un teatro di 1000 posti, e quindi il web è diventato importante, ha fatto tanti numeri anche sul web il premio, e continua a farli, quindi potete seguirlo, insomma, sia sul canale YouTube di Alberto Bertoli che sul mio, Riccardo Benigni Channel. Ecco, la gente che non ci credeva, perché chiamavo da... Allora, io, noi siamo siciliani, veniamo su, ma c'è posto, davvero? C'è posto? No, questa è la potenza del web, e bravo Riccardo che l'hai sottolineato, nel senso, a parte noi che siamo tutti e tre collegati da distanza, come fanno milioni di persone a sto punto, no? Però questo è anche impressionante, no? Perché Pierangelo è qualche anno che è scomparso, no? Però il fatto che siamo qui, che se ne parla, che c'è tutto un patrimonio da poter cercare, da poter promuovere, da poter andare a vedermi un premio che avete fatto pochi giorni fa, vuol dire che il valore poi c'è, no? È arrivato, e quindi il web ci ha permesso tutto questo. Vi chiedo l'ultima cosa. Quali sono i prossimi passi che volete fare? Io lascio ad Alberto, perché c'è bastardo. Tante cose da dire su questo, Alberto. Allora, io intanto vorrei dire che quest'anno ha vinto il premio Pierangelo Alberto di Nuovi Cantautori Daniele De Gregori, ha vinto Assia Fiorillo il premio Ace Punemia, e ha vinto Joy il premio Nuovo Imaie, e di nuovo De Gregori ha vinto il premio del Fans Club. Con lui condivido la stigma di un cognome importante, il mio, certo, perché proprio mio padre, il suo per puro caso, ma comunque in ogni caso... allora, ho stressato Riccardo in una maniera che penso che mi odierà per i prossimi 20 anni, ma l'ho beccato il pomeriggio, sarà state le due, e abbiamo parlato per 5-6 ore, io mi ero preparato tutte le mie idee, gliele ho messe lì tutte sul tavolo, lui ne aveva tante altre, e adesso le stiamo cercando di concretizzare tutte quante, perché sono tante e ci vogliono le risorse, quindi noi abbiamo questa mission quest'anno di trovare le risorse per dare la possibilità al premio di crescere, di diventare più, di tirare più verso un festival, quindi diventare più serate, di dare questo palco così importante, di darlo per 2 serate almeno a questi ragazzi che arrivano, che si esibiscono, che hanno possibilità di avere un pubblico. E è ovvio che ci vogliono delle istituzioni che ci sorreggano, e visto che io e Riccardo non è che siamo proprio sprovveduti, ci siamo informati, noi siamo i proletari dei premi, quelli che prendono meno, ma va bene, e vuol dire che c'è spazio con il poco che ci è stato riconosciuto, però noi abbiamo fatto tutto quello che, anzi, forse anche di più di quello che, no, Riccardo? Sì, no, poi per allacciarmi, bravissimo, per allacciarmi alla domanda che ha fatto prima Francesco, insomma, avere premiato in 8 anni Luciano Ligabue, Francesco Guccini, Simone Cristichi, Ermal Meta, gli Stadio, Levante, Niccolò Fabi, PFM, insomma,
Facchinetti l'ho detto, insomma, Diodato l'ho detto, ma insomma, tantissimi, ecco, Luca Barbarossa, insomma, il Gotha, i Nomadi, Luca Carboni, ecco, tutte persone che sono venute, tutti, non c'è una defezione, siamo l'unico premio che per ora ha tutti sul palco, quindi 32 artisti premiati, perché ne premiamo soltanto 4 all'anno, è un premio vero, serio, rigoroso, come era Pirangelo, pur essendo allegro Pirangelo, ma dicevo, ecco, 32 artisti premiati, 32 artisti che si sono presentati sul palco e che hanno cantato. E molti di loro hanno cantato le canzoni di Pierangio e questo diventerà il mood dei prossimi anni. Quindi abbiamo tante idee per il futuro e se qualcuno ci vuole aiutare siamo qui. E tu, per esempio, Francesco, lo stai facendo, quindi ti ringraziamo molto. Grazie a voi. Per questo. Sarebbe bello anche creare, ad esempio, che ci stiamo provando, una serie di rete alternativa con tutti quanti voi che ci intervistate per dare spazio ai nuovi cantautori, perché questi ragazzi hanno bisogno di visibilità, ecco. No, no, è vero, è vero. E quindi il web è una possibilità, è un'occasione, insomma. Allora, io vi ringrazio molto perché siete stati preziosi e poi si torna al discorso che dicevi anche tu, Riccardo, prima, cioè il rigore che era di Pierangelo Bertoli, che è anche il vostro, mi permetto, che va davanti quando uno lavora bene, poi secondo me dopo, prima, i risultati arrivano. Quindi auguri a tutte e due e buon viaggio. Grazie. Grazie, grazie davvero. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Perché ho potuto cantare un paio di brani con un ragazzo straordinario, un artista, che si chiama Alberto Bertoli. E vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare. Come siamo?